Buongiorno a tutti e benvenuti sul nostro canale YouTube. Oggi siamo collegati con Marianna Fiume, la presidente dell'Associazione Commercianti di Brandizzo, che ci parlerà del nuovo progetto legato alla sicurezza, tra i commercianti del paese. Ciao Marianna. Ciao Maria. Ciao, Ciao. eccoci. Allora, controllo di vicinato. Questo progetto è stato lanciato dal comune. E adesso voi come commercianti intendete partecipare? In che cosa consiste? Allora, non so se sono la persona più indicata per spiegartelo, ma ci provo. Dunque, so che questa proposta era stata lanciata da Alternativa Civica e dal PD, abbracciata, sposata in pieno da tutta l'amministrazione comunale. So che è una cosa che è stata votata all'unanimità. E quando un progetto è così ben voluto da tutti, bisogna assolutamente sposarlo. Ho partecipato, sono stata invitata a partecipare agli incontri che sono stati fatti qui in comune con il presidente di questa associazione, che è un'associazione nazionale, che si chiama proprio Controllo di Vicinato. Subito, come un po' tutte le persone alle quali ne parlo, sono rimasta un attimino spiazzata, non riuscivo a capire bene di che cosa si trattasse, avevo quasi paura che bisognasse organizzare delle ronde in paese per E invece poter. diciamolo chiaramente. Invece Okay. no, assolutamente no. In realtà si tratta solo di strutturare meglio quello che in realtà tra noi commercianti già facciamo. Noi abbiamo una piccola chat in cui ormai i social li usiamo tutti quanti, il WhatsApp è una cosa che ormai è spopola e tutti hanno un gruppo per qualche cosa della loro vita e noi ne abbiamo una appunto dedicata ai commercianti. In quella chat ci scambiamo le idee, proponiamo eventi e soprattutto scriviamo quando capita qualcosa, vedi il malintenzionato che entra nei negozi e ruba. È capitato di recente che un tizio abbia rubato dei cellulari, oppure che ne so, ci sono delle situazioni in paese particolarmente, tra virgolette, rischiose e ce lo diciamo in questa chat. Ora, il controllo di vicinato non fa altro che organizzare meglio una chat. Si crea un gruppo di persone. Di una certa zona del paese. Tutte queste persone, sono inserite in questo gruppo social che fa capo a un coordinatore. Questo coordinatore, a sua volta, ha la possibilità di avvisare in modo tempestivo le forze dell'ordine. Ti faccio un esempio banalissimo. Quello che hanno fatto a noi, che ha fatto a noi il signor Raffaello, il presidente dell'Associazione Nazionale. Dice: ma quanti di voi a mezzanotte sentono suonare un allarme, l'allarme del vicino di casa? Ora io sfido chiunque, la reazione è: chiudo le finestre perché mi sta indisponendo questo rumore, me ne vado a dormire, speriamo che finisca in fretta. A nessuno viene in mente invece di affacciarsi al balcone, controllare se effettivamente si tratta di un errore del vicino, magari ha disattivato l'allarme in maniera sbagliata, oppure controllare se intorno a quella casa ci sono movimenti strani, se sta succedendo qualcosa di particolare. Ecco, il controllo di vicinato, comunque questa rete di noi cittadini che dovremmo occuparci di questa cosa, e sta proprio lì, cioè tu ti affacci e guardi, ma fammi capire di chi è l'allarme che sta suonando, è casa di Barbara? Allora, fammi chiamare un attimo Barbara, fammi mandare un messaggio. Barbara, tutto a posto? Essere solidali, insomma, cercare di darsi una mano e non di chiudere la porta pensando che il problema dell'allarme che suona sia solo un problema del vicino di casa e non nostro. Tutto questo si può, e abbiamo capito appunto con il presidente dell'associazione, che si può trasportare, tradurre anche in associazioni come quella dei commercianti e, ripeto, per tornare al discorso che facevo all'inizio, è bello sapere di poter contare su un contatto diretto con le forze dell'ordine, perché se ti capita qualcosa tipo i soldi falsi, fammi dire, piuttosto che appunto il malintenzionato che entra in 3-4 negozi e prova a rubare, se tu hai modo di contattare immediatamente le forze dell'ordine che facilmente sono presenti in paese, perché posso Avete una garantire. polizia municipale comunque. Polizia municipale assolutamente, ma hai anche la possibilità magari di contattare i carabinieri se ci sono situazioni più gravi e hai il contatto diretto col comando più vicino.
Quindi si presuppone che di sicuro sei soccorsa, tra virgolette, nell'immediato e comunque hai modo di segnalare in maniera tempestiva il problema. Sì. È piaciuto tra i commercianti come tipo di progetto? Allora, al momento appunto siamo nella fase iniziale, diciamo, ci sarà a metà aprile un incontro approfondito in cui andremo proprio a buttare le basi, per gettare le basi per questo progetto legato ai commercianti. Non è ancora, come ti posso dire, non riesco ancora a mettere insieme tutti i tasselli. Proprio perché abbiamo bisogno di essere supportati. Però, sinceramente, tra i colleghi, tra i miei colleghi, gli associati, questo senso civico c'è sempre stato, questa solidarietà, questa rete tra di noi, soprattutto nei momenti in cui si ha veramente uno bisogno dell'altro. Faccio ad esempio una stupidata, il Covid ci ha uniti parecchio in questo senso, noi eravamo tutti pronti a spalleggiarci. Cosa, E ricordo. questa cosa ce la siamo un pochettino portata dietro. Certo, poi ognuno di noi ha i propri impegni, fare il commerciante oggi è difficilissimo, lavori 20 ore al giorno, non importa, però questo non preclude il fatto che il nostro senso civico ci faccia comunque essere uniti e andare avanti nella stessa direzione. Prossimo passo. Il prossimo passo è appunto un incontro tra noi commercianti con il presidente dell'Associazione di Controllo di Vicinato Nazionale, questo signor Raffero. Avremo la possibilità di creare questa chat organizzata e coordinata, individueremo un paio di commercianti che potranno farsi carico di questa cosa e andremo avanti. Saremo anche noi, avremo anche noi la nostra bella vetrofania con scritto che facciamo parte dell'Associazione del Controllo di Vicinato e speriamo che possa fare da deterrente intanto per dei malintenzionati vedere che aderiamo a questa associazione, ma soprattutto speriamo di poter trasmettere ai cittadini, ai nostri clienti, questa iniziativa, cioè far sì che proprio possa essere, come ti posso dire, possa essere abbracciata da tutti i cittadini del paese. Vogliamo tutti le città più sicure.